Immaginiamo una scatola ermetica, chiusa da tutte le pareti, senza la possibilità di osservare all'interno che cosa sta succedendo. In questa scatola c'è un gatto, c'è un congegno quantistico con all'interno un atomo, ad esempio, di un metallo pesante, come l'uranio. Questo atomo può decadere o non può decadere. Collegato a questo congegno quantistico c'è un contatore Geiger che misura il decadimento di quest'atomo. Se l'atomo decade, un apparecchio meccanico fa innescare un martelletto che rompe una fiala di sonnifero ed il gatto si addormenta. Se l'atomo non decade, allora non succede nulla ed il gatto rimane sveglio. Se non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella. Secondo l'interpretazione di Copenaghen, di cui a capo abbiamo il grande fisico danese Niels Bohr, questo congegno quantistico, questo atomo, si troverebbe in una sovrapposizione quantistica in cui contemporaneamente abbiamo l'atomo decaduto e l'atomo non decaduto, quindi abbiamo una probabilità del 50% di entrambi gli stati. Ora, il paradosso di Schrödinger sostanzialmente ci mostra come la meccanica quantistica, se applicata al mondo macroscopico, porta a dei risultati paradossali, perché ovviamente se siamo in uno stato in cui l'atomo è in sovrapposizione, così anche il martelletto sarà in sovrapposizione, così anche il gatto sarà in sovrapposizione. Insomma, il determinismo si perde nel mondo macroscopico e questo porta a risultati paradossali. Cioè nessuno ha mai visto per strada un gatto essere contemporaneamente sveglio e contemporaneamente addormentato. Questo perché succede sicuramente qualcosa di particolare quando un fenomeno quantistico viene trasportato, per così dire, dal mondo microscopico al mondo macroscopico. Questo trasporto, tra virgolette, avviene nel momento in cui apriamo la scatola ed osserviamo cosa c'è all'interno. In quel momento avviene il collasso della funzione d'onda o dello stato del gatto, quindi si ha la rottura della superposizione, cioè gli stati che formano, diciamo, la sovrapposizione dello stato del gatto vengono suddivisi nello stato in cui il gatto è sveglio e nello stato in cui il gatto è addormentato. Ci sono tuttavia diverse correnti di pensiero che danno un'interpretazione diversa di questo paradosso apparente, come direbbe qualcuno. Una di queste è la decoerenza quantistica, in cui il paradosso non sussiste, perché queste sovrapposizioni esisterebbero solo a livello quantistico della singola particella. Perché nel momento in cui una particella viene a contatto con l'ambiente esterno, con delle interazioni esterne, la sovrapposizione si distrugge. Figuratevi per un gatto del mondo classico, che è costituito da miliardi e miliardi di particelle. La rottura della superposizione dello stato del gatto in realtà si ha molto prima di aprire la scatola, perché istantaneamente ci sono miliardi di interazioni tra le particelle del gatto e l'ambiente esterno. E quindi il paradosso è solo apparente. Un'altra interpretazione è stata data da fisici del calibro di Roger Penrose, che hanno ideato il concetto delle variabili nascoste, oltre alla decoerenza. Cioè esiste qualcos'altro di cui ancora non sappiamo, fa sì che il paradosso venga risolto. Per esempio, a livello microscopico potrebbe agire la gravità e quindi far sì che in realtà questo paradosso non sussista, ma semplicemente che l'effetto della sovrapposizione sia dovuto a diverse tipologie di spazi curvi in cui la gravità può agire a livello microscopico. Poi c'è l'approccio dei positivisti, e qui facciamo riferimento a Stephen Hawking oppure allo stesso Heisenberg, che in realtà immaginano che la funzione d'onda non descrive la realtà, ma descrive solo il modo in cui noi pensiamo che la realtà sia quella che percepiamo. Cioè la funzione d'onda descrive la nostra percezione, e quindi quando noi osserviamo il gatto essere vivo o addormentato o sveglio,
Questo è semplicemente un aggiornamento della nostra percezione, descritto dalla funzione d'onda. Poi, in opposizione al positivismo, esiste l'interpretazione a molti mondi o universi paralleli, in cui banalmente si interpreta il fatto che ci siano questi due stati in una sorta di biforcazione in due universi paralleli, cioè il gatto in un universo è addormentato, il martelletto ha colpito la fiala, l'atomo è decaduto, così via. Nell'altro universo parallelo il gatto è sveglio, l'atomo non è decaduto, quindi ci sono due situazioni, due universi in cui le due cose avvengono contemporaneamente. Chiaramente questi due universi sono, per così dire, non comunicanti, quindi le due superposizioni, le due posizioni singole, i due stati proseguono per la loro strada senza avere dei collegamenti tra loro. La biforcazione avviene nel momento in cui la superposizione si biforca, quindi lo stato si suddivide nei suoi due stati fondamentali. E poi c'è chi immagina questo paradosso come una interpretazione della coscienza, cioè la rottura avviene nella mente. In realtà quello che succede è che lo stato, la superposizione all'inizio viaggia, fino al nostro occhio, poi entra attraverso il nervo ottico, arriva al cervello e lì avviene la rottura della superposizione. Quindi il gatto, che è da una parte è sveglio e dall'altra è addormentato, è sostanzialmente il prodotto di una coscienza mentale che realizza la rottura della sovrapposizione. Quindi la domanda che ovviamente ci poniamo è se due individui diversi ovviamente dovrebbero percepire la stessa cosa. Ma del resto, che cos'è la coscienza? Non è stato spiegato scientificamente che cos'è. Quindi questa interpretazione, seppur intrigante, non è scientificamente provata e quindi rimane, fa parte delle interpretazioni, ma rimane un qualcosa di astratto. Naturalmente, se vi capiterà di ritrovarvi a cena con un fisico, non esitate a chiedergli quale sarà la sorte del gatto di Schrödinger. E adesso c'è tantissima strada da fare ancora, e i video ti stanno aspettando.